Valutazione degli insegnanti o valutazione degli insegnamenti? Dunque, questo è un tema centrale. Chi valuta che cosa e perché? Allora, diciamo, io offro qualche dato sull'Istituto Nazionale di Valutazione, un istituto che è costato in pandemia 5 milioni di euro. Ne costa a regime 7 e ha un bilancio di 18 milioni di euro l'anno. Ora, questo istituto che sottopone tutti i nostri studenti alla valutazione annuale, che cosa ha fatto quest'anno? Ha deciso di misurare la fragilità degli apprendimenti. Questa fragilità viene misurata con un bollino, come si fa con le caldaie. Per cui abbiamo scoperto che abbiamo quasi 100.000 ragazzi che hanno fragilità di apprendimento in matematica e loro non lo sapevano. Siccome i test sono, diciamo, segreti, non lo sapevano neanche i loro insegnanti. Quindi abbiamo dei test somministrati nei quali gli insegnanti non possono comunque intervenire, i ragazzi non sanno cosa fare e non c'è rimedio. Allora, pensare che la cultura, la scintilla che ogni insegnante dovrebbe far nascere nei propri studenti possa essere misurata con un bollino che si applica anche alle caldaie, è un tipo di valutazione che noi proprio respingiamo. Quale valutazione per la scuola? Questo è un tema molto importante che riguarda non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi europei e anche l'America. Il tema è: abbiamo veramente bisogno di valutazione? Allora, per quanto riguarda la scuola italiana, la valutazione, se mai dovesse essercene bisogno, dovrebbe essere condivisa e trasparente. Quando pensiamo che un ragazzo che ha un profitto poco brillante debba essere sottoposto a tutta una serie di lunghe verifiche, in realtà stiamo facendo un tipo di percorso che non lo fa crescere. La stessa cosa, paradossalmente, vogliamo anche applicarla agli insegnanti, cioè se li verifichiamo, misuriamo il loro lavoro. È proprio l'errore più grave, perché il lavoro di un insegnante è quello fatto insieme ai suoi alunni, è il saper far schioccare la scintilla, è il saper comprendere i loro lati positivi, tirare fuori i loro talenti. Allora, la cosa che dobbiamo fare è pensare a come sostenere il lavoro che si fa a scuola, non come valutarlo, perché dobbiamo fare in modo che sia la scuola a permeare la società, non l'inverso, cioè non i meccanismi economici della società a entrare nelle classi. Questo è un processo che non possiamo permetterci. Quale carriera possibile per gli insegnanti? Ecco, ogni volta si pensa che una professione debba evolvere, è giusto, ma l'evoluzione della professione docente è la ricerca, l'attenzione, la consapevolezza, il tempo da dedicare ai propri allievi. Ultimamente si è deciso che c'è bisogno, no, di, per far fare carriera agli insegnanti, bisogna farli cambiare lavoro. E allora è nato il middle management, nome straordinario, anche questo preso dalle imprese, e per esempio si è scoperto che in una fase di transizione ecologica le scuole hanno bisogno di un mobility manager. Adesso, un mobility manager in una scuola di un paese piccolo è inutile, in una scuola di un paese grande o di una città è ancora più inutile, perché non dipende dalla scuola la mobilità territoriale. Allora, perché ci si ostina a inventare posizioni che non esistono e invece non si torna, torno a dirlo, non si torna a supportare, a rispettare il lavoro che si fa a scuola? Questa scuola funziona bene, va soltanto lasciata in grado di fare ciò che sa fare bene, cioè educazione, istruzione, inclusione, coesione sociale. E questo è il compito della nostra scuola e ci vorrebbe maggiore rispetto per il lavoro che si fa in classe e a scuola.